Lauren Hauser è una modella californiana che nel 2012 ha perso la gamba destra per una delle ragioni più insolite che abbia mai sentito. Quasi nessuno di noi immaginerebbe mai che un prodotto igienico potrebbe portare ad un incubo che ci cambierebbe la vita per sempre. L'incubo di Lauren non è finito. Di recente i dottori le hanno amputato anche l'altra gamba. Ora Lauren è determinata a fare in modo che nessun'altra donna debba passare quello che ha passato lei e sta avvertendo tutti dei pericoli di un normale prodotto da tutti i giorni. Lauren Hauser è una modella californiana che nel 2012 è andata in ospedale con i sintomi dell'influenza. Ne è venuto fuori però che non era un'influenza ma sindrome da shock tossico causato da tossine batteriche. La causa dell'infezione? Un assorbente interno. L'utilizzo dei tamponi, specialmente se non cambiati per tante ore, può provocare infezioni che causano la sindrome da shock tossico o TSS. Lauren è stata in coma per più di una settimana a causa della TSS e al suo risveglio hanno dovuto amputarle la gamba sinistra a causa dell'infezione. Aveva 24 anni. Da allora, Lauren ha un unico obiettivo nella vita, che nessuno debba vivere ciò che ha vissuto lei. Non dovrebbe succedere a nessuno, tra qualche mese dovranno amputarmi anche l'altra gamba e non posso farci niente, ma posso aiutare le persone a fare in modo che non capiti a nessun altro, ha detto al Daily Mail. Lauren ha lanciato una battaglia legale contro il marchio di tamponi che le ha causato quella reazione così grave, dato che la vagina è la parte più assorbente del corpo di una donna e che fa da ponte verso tanti organi vitali. È importantissimo che i consumatori sappiano la realtà di ciò che potrebbe succedere, ha scritto Lauren su InStyle. Purtroppo di recente le hanno amputato l'altra gamba. Appena uscita dalla sala operatoria, la modella ha pubblicato una foto sui social media assieme all'atleta delle Paralimpiadi Amy Perdy. Con questo messaggio, la vita sarà di nuovo completamente diversa. Io però ho un ottimo spirito e sono pronta per il mio prossimo capitolo. Questa coraggiosissima ragazza ha tutto il mio rispetto, continua a lottare con forza e ottimismo. Lauren non combatte solo per se stessa ma anche per gli altri, così che nessuno debba vivere ciò che ha vissuto lei. Per favore condividi la storia di Lauren così che tutte le donne sappiano dei potenziali rischi degli assorbenti interni.